Buonasera, ciao a tutti e benvenuti a Distanti di Badminton. C'è stata qualche nuova iscrizione questa settimana, allora faccio la mia solita velocissima presentazione, vi condivido lo schermo. Alcune info utili, il venerdì alle 9, facciamo un venerdì sì, un venerdì no, un venerdì sì, un venerdì no, tanto come vedete avrete ricevuto la mail che vi allerta che sta per iniziare Distanti di Badminton. Spieghiamo uno o più esercizi. Utilizzate domande e risposte, quel loghino in fondo in basso per fare delle domande, oppure alzate la manina così io vi apro il microfono. Se vi piace l'esercizio scrivetelo così lo fissate sulla vostra personale libreria. Tutti i webinar sono inseriti nel canale YouTube e alla fine di questa stagione, che è già la terza di Distanti di Badminton, quindi a dicembre, alla fine di dicembre, potete richiedere l'attestato a Eliana Passaniti, chiocciola@badmintonitalia.it. Ecco, siamo qua all'8 di ottobre, come vedete qui, ne faremo uno ancora il 22, poi due webinar di nuovo a novembre e due webinar a dicembre. Quindi per finire questa terza stagione ne mancano 5. Come ci si iscrive? Andando al centro del sito si trova questo riquadro e si clicca poi su Distanti di Badminton, poi ci si iscrive molto semplicemente e vi arriva una mail con il link da utilizzare ogni volta per entrare, quindi conservate quella email. Io vi ricordo che Distanti di Badminton rilascia 0,10 CF, crediti formativi, che sono quei crediti che servono per confermare la qualifica in albo. Quindi ecco, facilmente da casa, partecipando sempre a Distanti di Badminton, maturi sicuramente più di un credito all'anno, con due crediti. Rinnovi e confermi la tua qualifica in albo perché ogni qualifica deve avere due crediti biennalmente conseguiti. Come maturare i crediti? Se andate sul sito della federazione, poi dopo ve lo faccio vedere, comunque nella sezione carte federali ci sono tutte quelle iniziative a pagina 24, 25, 26 per maturare i crediti. Ad esempio, corsi vola con noi, webinar tipo questo qua, Distanti di Badminton, altri webinar della federazione, raduni sul territorio, seminari appositi e così via. Ad esempio, questa è la pagina, vedete qui con tutte le iniziative che danno crediti. Qui c'è scritto crediti 0,5, qui c'è scritto un credito e via dicendo. Ad esempio, se sei diplomato ISEF o Scienze Motorie, hai già due crediti in automatico, quindi ecco, maturi già la qualifica per 2 anni a venire. Se volete acquistare il manuale di Vola con noi, che è il nostro manuale tecnico per i corsi, ecco, potete richiederlo a Fabiana Sgroi, chiocciola@badmintonitalia.it. E questi sono i miei contatti che ormai conoscete tutti, potete scrivermi e chiamarmi quando volete, sono sempre disponibile. Ok, perfetto, e siamo arrivati qua. Allora, siamo alla nostra terza stagione. Se vi ricordate, in questa terza stagione abbiamo inserito come argomento il doppio. Quindi questo è il nostro terzo appuntamento per il doppio. Se vi ricordate, il 10 di settembre abbiamo fatto il posizionamento sul servizio e sulla risposta. Il 24 settembre abbiamo visto la valutazione della propria battuta e della racchetta del ricevente. Abbiamo fatto un esercizio che si chiama Leggi la racchetta, che poi potete rivederlo sempre su YouTube, poi vi faccio vedere dove. Oggi cosa vediamo? Vediamo il posizionamento in attacco e in difesa e poi continueremo la prossima volta con degli esercizi per posizionarsi in attacco e difesa. E oggi vediamo il primo, che secondo me è fondamentale e che puoi farlo già con i principianti, ma già con uno che ti viene in palestra volendo per la prima volta, ok? Che sia adulto o bambino che sia. Perché è fondamentale nel doppio posizionarsi bene, perché se non ci posizioniamo nel modo corretto, lasciamo in campo dei buchi, degli spazi, e se lasciamo in campo degli spazi, una coppia avversaria che ha una buona mano, ha una buona tecnica, indirizza il volano proprio in quei buchi là. Quindi, come abbiamo già detto la prima lezione, alla fine, a mio avviso, il doppio è più semplice del singolo, perché? Perché ci sono due in campo e se sanno chiudere, ruotare le posizioni, è difficile trovare dei buchi.
sono d'accordo proprio con voi, come abbiamo detto nella prima lezione, che se invece non sappiamo giocare il doppio diventa più complicato del singolo, perché i giocatori non sanno come muoversi, uno solo avanti, uno solo indietro, o tutti e due solamente appaiati, cioè uno di fianco all'altro, o peggio ancora, si muovono a rinfusa sul campo, pestandosi i piedi, dandosi le racchettate, e diventa un gran casino. Mentre con questo esercizio che adesso io vi mostro e condivido il campetto, è tutto molto semplice, ok? Allora, eccolo qui, qui abbiamo il nostro solito campetto. I giocatori si posizionano in difesa, quindi diciamo appaiati, uno di fianco all'altro, o come dicono gli inglesi, side by side, ok? Ogni qualvolta alzano il volano, ok? Quindi ogni qualvolta il volano viene alzato verso l'alto, quindi se questa coppia arancione e viola alza il volano, ecco, non è che poi si posiziona in questa maniera qua, ok? O in questa maniera qua, comunque uno avanti e uno dietro, perché non è la migliore posizione per difendere. Ogni qualvolta si alza il volano, la coppia si posiziona in questa maniera qui, cioè appaiata. E quali sono i colpi che ci costringono a metterci in difesa? Ad esempio, i lift dalla rete, cioè quel colpo che dalla rete va a fondo campo, oppure clear, cioè quel colpo che da fondo campo va a fondo campo. Ok? Quindi ogni qualvolta io e il mio partner alziamo il volano, ci mettiamo in questa posizione. E come anche diciamo i corsi Vola con noi, seguiamo anche il volano che alziamo. Quindi ecco, immaginiamo che poi questo giocatore qui arancione riceve uno smash, immaginate uno smash, questo è un attacco, e questo giocatore arancione decide di alzare con una difesa alta il volano, ma incrociato, ok, la coppia segue. Quindi questo giocatore qua, che è vicino, andrà a chiudere diciamo il lungolinea, e questo giocatore qua, che è alzato incrociato, si sposta e si mette, diciamo, vicino al centro del campo. E la stessa cosa capiterà nuovamente in caso di nuovo di smash, ok? Se il giocatore viola, alza lungolinea, nessun problema, la coppia rimane così. Ma se il giocatore viola alzasse incrociato, ok, ecco, la coppia nuovamente si va a spostare, ok, diciamo nel lato dove il volano è stato ribattuto, ok? Ecco, quindi abbiamo già visto che in difesa le coppie si posizionano in questa maniera. E allora analogamente, se in difesa le coppie sono così posizionate, dall'altra parte ci sarà invece una coppia che cercherà di attaccare posizionati in campo in questo modo. Immaginiamo che il volano sia qua in fondo, ecco, abbiamo qui il giocatore grigio che attacca e il giocatore azzurro che si posiziona sullo stesso lato del campo del giocatore grigio. Vedete che è sullo stesso lato, ok? È sullo stesso lato. Ma attenzione, non si posiziona, diciamo, sulla T, che è questa, ok? Queste due linee che si intersecano formano una T. Perché se si mette troppo vicino alla rete, ok, sotto la rete, o comunque a distanza di 2 metri dalla rete, perché questa linea qua è a 1,98 m dalla rete, cosa succede? Che in caso di smash del suo compagno grigio, quindi immaginiamo che il giocatore grigio fa lo smash e il giocatore arancione, molto forte in difesa, fa una difesa qui a metà campo, ok, in questo punto, capite che questo giocatore azzurro è tagliato fuori. Oppure se questo giocatore arancione fa una difesa tesa qui, incrociata molto forte, molto veloce, capite che questo giocatore qua, poi soprattutto se fosse mancino, quindi con la racchetta su questo lato, ok, per lui sarebbe molto difficile andare ad intercettare questo volano teso, questa difesa in drive, questo proiettile. Perché stando così vicino alla rete avrebbe pochissimo tempo. E allora per tutte queste ragioni che ho detto, è importante che il giocatore azzurro si posizioni un pochettino più dietro, così per lui sarà più facile andare a intercettare questo volano qui, ok, ma anche questo volano qui, ok? Perché non si deve mettere
qui troppo davanti, l'abbiamo detto, e neanche su questo lato, perché ovviamente se si mette su questo lato, come abbiamo detto prima, il giocatore arancione, in caso di smash del giocatore grigio, ecco, capite che il giocatore arancione, se vede un buco, cerca di approfittarlo, quindi cercava di difendere qua, sotto rete, piuttosto anche qua, piuttosto anche che qua, ok? Quindi la posizione ideale, ok, per attaccare è una posizione con i giocatori uno davanti all'altro sullo stesso lato del campo, col giocatore azzurro, diciamo col giocatore frontale, non così vicino alla rete, ma vedete sulla metà campo praticamente, se ci fate caso vedete che è praticamente posizionato sulla linea immaginaria di metà campo, ok? E se andiamo sempre a vedere in caso di scambio giocato, e poi dopo vi farò vedere anche un filmato e vedrete che quello che vi dico viene rispettato, ok? E andiamo a rivedere una sorta di scambio, in caso di smash, ok? Il giocatore arancione sposta con una difesa alta la contesa sull'altro lato del campo, ok? Cosa succede? Che potrebbe andarci il giocatore azzurro o potrebbe andarci il giocatore grigio. Adesso vediamo il caso che il giocatore grigio vada a fondo campo, la coppia comunque, vedete, riacquisisce la stessa posizione di attacco dallo stesso lato del campo e ovviamente la coppia che è difeso si va a spostare su questo lato, ecco. Trovate scritto nei manuali in inglese, ok, posizione di difesa, eccola qua, posizione di attacco, posizione side by side, posizione viene definita in inglese di channel attack, cioè il canale di attacco. Perché il canale di attacco? Perché siccome poi nel doppio, ma anche nel singolo, ma soprattutto nel doppio, si attacca spesso lungo linea, ok, si va a formare una antipatica situazione per chi difende di due giocatori, uno, due, soprattutto contro uno, ok? Perché se attacchiamo qui è del giocatore viola, se attacchiamo qui è del giocatore viola, anche quasi se attacchiamo qui è del giocatore viola, se facciamo dei drop qui è del giocatore viola, qui è del giocatore viola, quindi la maggior parte dei colpi lungo linea deve essere ribattuta dal giocatore viola. Capite che il giocatore viola, anche se ribatte lungo linea, comunque dall'altro lato del campo si trova sempre due giocatori, ok? E questa è la posizione quindi di channel attack, di attacco, e di difesa, detta side by side. Ma noi dobbiamo vedere un esercizio, ok? Abbiamo visto un po' le posizioni, noi dobbiamo vedere un esercizio che aiuti i principianti a capire tutto ciò, ok? Allora, questo è un esercizio, possiamo chiamarlo un 2-3-4, un esercizio che facciamo spesso ai raduni e facciamo spesso anche i corsi di formazione di secondo livello dove ci sono i doppi. Allora, immaginiamo che i giocatori siano numerati, ok? Quindi ricordatevi i numeri. L'arancione è l'1, il viola è il 2, il grigio è il 3, il celeste è il 4, ok? E ogni giocatore tiene sempre quel numero. Si gioca senza volano, con l'allenatore fuori dal campo, l'allenatore, ma può essere anche un ragazzo, perché no? Ecco, immaginate che questo qui, viola, è l'allenatore o un loro compagno, che letteralmente dà i numeri. E l'esercizio funziona in questo modo. Il numero chiamato dal giocatore fuori o l'allenatore fuori sarà quel giocatore che dovrà andare in attacco a fondo campo. Tutti gli altri tre giocatori di conseguenza dovranno posizionarsi nel modo corretto. Quindi, se io chiamo il giocatore 1, che è l'arancione, il giocatore 1 dovrà andare a fondo campo, dove? O qui, deciderà lui. Inizia l'esercizio. Numero 1, ecco, questo va a fondo campo, il compagno deve stare in questa posizione qua, perché sono in attacco, e la coppia in difesa si va a posizionare così, ed eccola qua che si è formato. Posizione di attacco, posizione di difesa. Ripeto, il numero chiamato è quel giocatore che va in attacco a fondo campo. Numero 2, ci ricordiamo che il viola, ecco, lui va qua, ok? Allora il compagno deve chiudere qua e la coppia in difesa si predispone velocemente
su questo lato del campo, ok? Poi posso dire numero 1, vi ricordate che è sempre l'arancione? L'arancione potrebbe andare di qui o potrebbe andare di qui, perché abbiamo detto che il numero chiamato va a fondo campo, in un angolo che vuole lui. Immaginiamo che va in questo angolo, e vabbè, allora vuol dire che il viola deve spostarsi qui e là in difesa sono già posto così, non c'è bisogno che succeda niente. Numero 3, se non sbaglio era il giocatore grigio, numero 3 va a fondo campo, numero azzurro si mette sul suo stesso lato e guardate la coppia qui che va in difesa. Perfetto. Numero 4, abbiamo detto che l'azzurro, va bene, l'azzurro decide di andare qua, il compagno si sposta qua e la coppia in difesa si sposta sull'altro lato. Tutto questo fatto molto velocemente. Ecco, questo insegna ai ragazzi a mettersi in posizione di attacco e di difesa ed è senza volano, quindi è relativamente molto facile una volta che glielo spiegate. Potete poi fare delle variazioni, ok, e dire, per incasinarmi un po' la testa, ok, adesso invece di 1, 2, 3, 4 dico i colori, ok? Quindi adesso qui abbiamo anche dei bersagli colorati, possiamo dire lilla, arancione, grigio e azzurro. In questo caso è facile perché adesso qua li vediamo. Possiamo dire degli animali, quindi l'arancione che prima era l'uno diventa il cane, ok? Questo diventa il 2, diventa il gatto, il 3 diventa il topo e questo diventa il serpente. E poi possiamo renderli sempre più intelligenti, più scaltri, ogni volta cambiando o il numero o l'animale, in modo che loro si ricordino anche il numero associato a loro, l'animale associato a loro e quindi di conseguenza muoversi. Ad esempio, 1, e si muovono qua, ok, ecco qui, adesso non mi ricordo neanche più che animale ho detto prima, ma mettiamo che il numero 3, che era il grigio, è il topo, non mi ricordo cosa ho detto prima, topo! Ok, decide di andare là, va bene, perfetto, e questi si mettono in difesa, eccolo qua. E poi dico 3, che è sempre quello grigio, perché era il 3 il topo, decide di stare lì, allora nessuno si muove. 3 di nuovo, decide di cambiare, ok? E dando più combinazioni, quindi associando al giocatore, che ne so, un numero, un colore, un nome di un giocatore di badminton, ok? Quindi tu Fabio ricordi che se chiamo uno sei tu, ricordi che se chiamo blu sei tu, ricordi che se ti chiamo Lindan sei tu. Ecco, nella mia testa ci sarà un po' di casino e mi costringerà il mio allenatore a rimanere altamente motivato e concentrato per ricordarmi quello che sono io e poi posizionarmi. Ecco, con questo esercizio si insegna ragazzi a posizionarsi. E un'altra variante che dovete fare, sempre un po' per incasinargli la testa, ma sempre un po' per vedere se hanno capito le posizioni e se sono anche veloci a prenderle, è questo. L'allenatore fuori o il giocatore fuori chiama il numero. Il numero chiamato è il giocatore che andrà in attacco, ma frontalmente. Quindi il numero che chiamo, ok, adesso vi ricordate che l'arancione era l'uno, non sarà più quel giocatore che va a fondo campo, ma sarà quel giocatore che va in attacco ma frontalmente, vi ricordate che ci si posiziona qua. Allora in questo caso, se io chiamo l'uno, succederà questo. Uno, immaginate questo va qui, in questa posizione del campo qua, e il compagno non deve andare qui, perché deve stare dietro a lui in attacco, quindi andrà qua. E dall'altra parte si posizioneranno in difesa, perché il volano è su questo lato del campo, ok? Chiamo il numero 4, che è l'azzurro, adesso vi ricordo che il numero chiamato va in attacco frontalmente, numero 4, eccolo qua, va in attacco qui, il compagno va dietro e questa coppia qui si mette in difesa, ok? Oppure io posso dire fuori dal campo, il numero chiamato è quel giocatore che si posiziona in difesa, su questo lato, centrale, sull'altro lato. Quindi immaginiamo, numero 2, che era questo, ecco, immaginate questo, per assurdo, si posiziona in difesa qui, ok, il compagno è già qui, perfetto, ma gli altri si devono mettere in attacco, ok? Numero 3, che era il grigio, si deve posizionare in difesa, allora, se lui va in difesa qua, sceglie di andare qua, il compagno si mette qua,
ed ecco qui la coppia che va in attacco, ok? Quindi in questo modo, senza volano, allineiamo le posizioni di difesa. Poi che variazione ancora puoi fare per renderla anche un pochettino più attiva e più corretta come postura? Che ogni volta che sono in attacco, ad esempio, chi va a fondo campo simula la posizione di attacco. Il giocatore alla rete, che abbiamo detto come una rete perché sta più dietro, sta con la racchetta alta. Chi si posiziona in difesa, ok, si posiziona a gambe larghe e con la racchetta pronta a difendere, ok? E in questo modo spostiamo i giocatori nella posizione giusta, ma li prepariamo anche posturalmente parlando con la racchetta nella posizione corretta. Ecco, questo potete farlo ed è molto semplice e vi assicuro che già anche i principianti riescono a farlo. E poi tutta un'altra cosa quando si mette il volano, ok? Perché il volano è molto veloce e si ha pochissimo tempo per posizionarsi in difesa o in attacco, in difesa o in attacco. E soprattutto si riesce a farlo se si ha una buona qualità dei colpi. Cosa vuol dire? Che se io ho fatto questo esercizio con i numeri 1, 2, 3, 4 e senza volano, chiedo di farlo col volano. Se questi giocatori non sanno fare un lift alto a fondo campo, un clear alto a fondo campo, ok? E poi dei drop e degli smash, diventa difficile che loro si riescano a posizionare perché il volano non mi dà tempo. E ci sono gli altri stratagemmi, ad esempio, invece di utilizzare il volano, di far giocare il giocatore con una palla, ok? Quindi il giocatore ha una palla in mano e se la alzano, la lanciano come vogliono, si mettono in difesa, hanno simulato un lift o un clear anche con una palla, ok? Quindi immaginate, poi metto il campetto così vedete, immaginate che questi giocatori hanno una palla, ok? Magari si parte così, con l'esercizio, si parte in questo modo, ok? Tutti appaiati, e il giocatore arancione ha una palla. E gli diciamo ai giocatori che questa palla la possono lanciare o a fondo campo o diciamo verso il basso, senza tirare forte. E immaginiamo che questa palla va verso l'alto, ok? La lanciamo verso l'alto, quindi abbiamo simulato un lift, allora questa coppia si posiziona in difesa, ok? E questa in attacco. La palla viene bloccata, ok? Viene bloccata con le mani, questo giocatore qua decide di fare un colpo verso il basso, un lancio verso il basso, allora tira la palla verso il basso, ok? La tira ad esempio qua, questo giocatore anche con rimbalzo, due o tre rimbalzi, non c'è problema, la blocca, ok? Rimaniamo sempre in attacco e in difesa. Immaginiamo che questo giocatore la alza a fondo campo, ma è incrociato, ed ecco qua le posizioni che cambiano. Ecco qua anche un senso rispetto solamente ai numeri, perché comunque abbiamo un oggetto in movimento che simula il volano più lentamente perché lo possiamo bloccare. Poi cosa succede? Che questo giocatore qua che riceve la palla, la bloccata, decide di fare un clear, immaginiamo un clear lungo linea, allora la palla, letteralmente parlando, passa a questi, ma passa soprattutto all'attacco, ok? Quindi questi vanno in attacco e questi vanno in difesa. Perché vi ricordo che i giocatori si mettono in difesa quando giocano un colpo verso l'alto. Quali sono i colpi verso l'alto? Il clear, ok? Piuttosto che dalla rete, cioè da qua, il lift, ok? Ad esempio, questo è una stratagemma. Ce ne sono poi anche tanti altri, ok? Che mi viene anche un pochettino più difficile mostrarli, ok? Però che, ad esempio, facciamo vedere ai coach e allenatori. Ma già questi due che vi ho fatto vedere sono veramente molto utili. E l'ultimo che vi faccio vedere, ok? Ho promesso che cerco di fare un distante di Bamit un po' più corto, in modo che se ci sono delle domande rispondo e da non annoiare troppo le persone a casa, che è venerdì. Per tutti, e un altro esercizio che possiamo fare che è slegato dal contesto di lettura del gioco dei quattro giocatori, perché questo esercizio con i numeri, comunque, ecco, un giocatore si muoveva e tutti gli altri tre leggevano la situazione e si disponevano in attacco o in difesa. E facciamo un esercizio invece che è slegato da questo contesto, quindi questa coppia qui lo fa per i cavoli suoi, e anche questa coppia qui lo fa per i fatti suoi, ok? E l'esercizio possiamo chiamarlo il comandante,
lo si fa 10, 15, 20 secondi a giocatore e poi si cambia il comandante. Ed è molto semplice anche questo. Una volta che voi gli avete ovviamente spiegato che in difesa si posiziona in quel modo e in attacco ci si posiziona in quel modo, gli si dice: giocatore arancione, tu sei il comandante, tu ti puoi mettere in queste posizioni, ad esempio in difesa, in difesa, in difesa, piuttosto che qui frontalmente in attacco o posteriormente in attacco, qui frontalmente in attacco o posteriormente in attacco, e il tuo compagno velocemente ovviamente si deve adattare, senza vedere cosa fanno dall'altra parte del campo, perché dall'altra parte del campo lo faranno anche loro, ma come vogliono loro. Quindi anche immaginate, l'arancione comanda e lui si posiziona e sarà così. Lui si mette qua in difesa, va bene, anche l'altro si metterà qua in difesa. Lui si mette qua in difesa, il compagno si mette in difesa dall'altro lato. Ok, l'arancione si mette in attacco a fondo campo e lui si mette in attacco frontalmente. Lui si mette in attacco qui e lui si mette in attacco frontalmente. Poi cambio, adesso sei tu viola che comandi. Ok, mi metto in attacco qui, va bene, lui non deve stare parcheggiato qua, perché dobbiamo essere sullo stesso lato. Eccolo qua. Si mette in attacco lui qui a fondo campo e va bene, lui va in attacco qui frontalmente. La stessa cosa fanno gli altri, ok, ma slegato dal contesto dell'altra parte del campo. Anche questo è molto utile. E potete farli lavorare anche velocemente, chiedendogli di muoversi velocemente, così fanno anche un po' di preparazione, tenendo sempre la racchetta a mano, con i grip corretti. Se sono in attacco si posizionano in attacco, se sono in difesa si posizionano in difesa. Ed ecco, questi sono i due esercizi, il primo anche con qualche variazione, che vi ho proposto stasera sulle posizioni di attacco e di difesa, che vi ricordo, in difesa appaiati, in attacco uno davanti all'altro, il channel attack. C'è Stefano Zanini che ha la mano alzata, ti apro il microfono, Stefano. Volevo sapere, forse magari vado un po' avanti parlando di tattica, nel doppio misto cambia la situazione, sì, di attacco? Sì, sì, nel doppio misto cambia, poi ne parleremo più avanti. E nel doppio misto è diverso perché la donna possibilmente dovrebbe cercare di rimanere frontalmente, quindi la donna sarebbe quella giocatrice che possibilmente a fondo campo posteriormente in attacco non dovrebbe trovarsi. Ma questo perché? Perché solitamente l'uomo è più forte fisicamente, tira più forte lo smash, quindi per convenienza della coppia dovrebbe essere che l'uomo sta dietro. Poi succede che a bassi livelli, soprattutto magari quando i ragazzi hanno 12-13 anni e spesso le ragazze sono già formate e invece i ragazzi non ancora, capita che le donne tirano anche più forte dei maschi, allora lì si vede anche la donna che va a fondo campo. Però se vedete negli doppi di alto livello, ecco, è sempre la donna che sta davanti frontalmente all'attacco e l'uomo dietro. Poi lo scopo del misto è quello di cercare di scardinare questa posizione con la donna davanti, aspetta che metto il campetto, eccolo qua, di scardinare la posizione con la donna in avanti, ecco, mettiamo la donna qui rosa, così si capisce, e l'uomo dietro, quindi cercare di scardinare questa posizione e cercare di inviare la donna a fondo campo, ok? In modo che poi l'uomo, non andando avanti, perché deve cercare comunque di tenere la posizione arretrata, faccia sì che questa coppia sia in una situazione di debolezza, non nelle migliori posizioni per attaccare. Però ecco, questo ad alti livelli poi succede pochissimo, perché sono così bravi i giocatori a ruotare, ok? Anche se nel misto la rotazione si fa ben poco, e quindi far sì che poi a fondo campo ci sia l'uomo e non la donna. Poi comunque le rotazioni, che nel doppio sono di due tipi, le vedremo fra qualche puntata. Cerchiamo in questo distante di Badminton, terza stagione dedicata al doppio, di andare a dire, non dico tutto, ma quello veramente che interessa e che serve per giocare un buon doppio a qualsiasi livello. Grazie Stefano. E questo quindi era l'esercitazione. E invece la prossima volta quello che faremo, ok, è proprio fare degli esercizi su allenare queste posizioni di attacco e in difesa. Già questo è un esercizio, ed è un esercizio, vi assicuro, fondamentale e utilissimo. Chi ha fatto i corsi di formazione l'ha già visto, chi ha fatto dei raduni con me l'ha già visto trito e tritato mille volte. Però poi c'è tutta una serie di esercizi che si possono fare
con un volano solo, ok? Quindi la coppia crea uno scambio, oppure con il multi-feeding, quindi con l'allenatore che lancia tanti volani in modo da allenare queste posizioni. E la prossima volta ne vedremo alcune. Ma io adesso volevo farvi vedere un piccolo video, perché almeno vi rendete conto di quello che abbiamo detto. Allora, tanto su un video che trovate su YouTube, se voi mettete badminton double su YouTube, badminton doppio, e poi fate pausa, 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 vedete tutte le posizioni. Questo è un video intitolato When Defense Overcomes Attack, cioè quando la difesa anche gira in attacco, dove si vedono delle posizioni di difesa e attacco. Allora io ogni tanto farò pausa e vi farò vedere effettivamente come i giocatori sono posizionati, come abbiamo visto poc'anzi. Ok? Faccio partire. Ok, intanto qua vedete i giocatori appaiati, i giocatori uno avanti e uno dietro. Allora, perché adesso questo giocatore qui è a cavallo della riga? Perché il volano è stato alzato centralmente. Quindi quando il volano viene giocato qui centralmente a fondo campo, ovviamente la coppia si mette appaiata, ma vedete che è abbastanza vicina. Gli stessi giocatori qui davanti sono uno avanti e uno dietro, ma questo giocatore qua, vedete, è comunque a cavallo della riga, quindi non si trova su questo lato del campo. Ma se andiamo avanti, eccola qua, guardate, qua si vede perfettamente. Giocatori appaiati, giocatore a fondo campo che attacca, giocatore frontale, vedete, sullo stesso lato di chi attacca. Questo giocatore attaccato da qua, quindi ecco, non sul corridoio, ma comunque nell'angolo, diciamo, quasi del singolare, e il giocatore è sul suo stesso lato. Ecco, e guardate la distanza dalla T. Non si posiziona qua come fanno i principianti, o peggio ancora i principianti si posizionano qui, no? Con un piede qua, un piede qui, l'abbiamo visto prima, perché se questo giocatore difende e tira il volano in questa zona morta qui, e qua fanno punto subito, ok? Intanto avete visto, poi c'è stata una fase di colpi tesi molto concitata, che è un frangente che si verifica spessissimo in doppio. Eccolo qua di nuovo, guardate, giocatore che attacca, giocatore frontale, vedete, sullo stesso lato del giocatore posteriore che attacca, vedete, sullo stesso lato del campo, ma quasi a metà campo, come abbiamo detto. Ed ecco i giocatori qua appaiati, vedete, uno qui in difesa e l'altro qui in difesa. Vedete, questo in difesa, perché non si mette qui? Perché ovviamente sono qua, ci sarebbe un buco grande come una casa. Vedete che sono abbastanza vicini. Diciamo che questo giocatore che riceve il volano lungolinea si occupa del lungolinea fino a qui, diciamo, e il giocatore che si pone in questa posizione si occupa dei volani che potrebbero arrivare centralmente, ovviamente, sia qui ma anche sotto la rete. Perché si posizionano così? Perché chi attacca difficilmente attacca incrociato, perché capite che in caso di attacco incrociato, cioè in questa posizione qua, questo giocatore qui rosso avrebbe tutto lungolinea aperto. Allora, come diciamo spesso nei corsi, attenzione, l'abbiamo detto anche domenica quando abbiamo fatto la lezione teorica nel Raduno Master, attenzione, perché quando si attacca qui, scusate, quando si attacca incrociato, spesso poi ci si mette nei guai da solo. Questo giocatore che attacca incrociato apre il campo a tutta la coppia, alla sua coppia, ok? Vedete, quando giocano invece tanti volani tesi, non è una situazione puramente di attacco, non è una situazione puramente di difesa, è una situazione neutrale, una situazione di transizione. E di fatto, se ci fate caso, quando il volano vi è già teso, guardate, tutti i giocatori di entrambe le coppie sono side by side. Cioè, in quella situazione lì, diciamo che ognuno controlla la sua metà campo. E poi si vede come si sviluppa il gioco, perché qualcuno magari bloccherà il volano alla rete e qualcuno lo rialzerà. Eccoli qua, avete visto che il giocatore giallo rialzato, guardate di nuovo, il giocatore rosso è andato a fondo campo, il partner, diciamo, frontale a rete, ma vedete che è una rete perché c'è distante,
sul suo stesso lato ed ecco i giocatori posizionati appaiati. Vedete che questo non è qui, perché sennò qua ci sarebbe un buco grande come una casa. Poi ci sono dei giocatori che si mettono anche così di traverso, ok, in diagonale. Ogni coppia ha poi il suo stile e poi dipende tanto come la coppia si allena, come si conosce, che empatia hanno assieme e soprattutto conoscono uno i punti deboli dell'altro e quindi si posizionano anche in questo modo per coprire il compagno. Ecco di nuovo, Granas falsato, giocatore a fondo campo, giocatore sullo stesso lato, giocatore appaiato. E potremmo mettere un sacco di video su YouTube e vedremo sempre la stessa identica cosa. Ok? Io avrei finito, sono le 21.39, perché ho detto, sto certo sui 40 minuti. Se qualcuno ha qualche domanda, potete alzare la mano e vi apro il microfono, me la fate a voce. Potete, se siete timidi e non volete parlare, potete usare il logo domande e risposte e scriverla e io la leggo. Se non ci sono domande, nessun problema. E spero intanto che sia tutto chiaro, che sia stato chiaro l'esercizio. Magari me lo confermate in chat, mi dite sì, no, ho capito poco. E se è stato chiaro l'esercizio, sono contento. E utilizzatelo perché è veramente molto utile. E questa idea di fare muovere i giocatori senza usare la palla, noi la possiamo utilizzare anche in altri sport, pensiamo alle posizioni in attacco e in difesa, ad esempio nella pallavolo, okay? Piuttosto che nel basket. Okay? E quindi vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che il prossimo distante di badminton è fra 2 settimane, una settimana sì e una settimana no, quindi il 22 ottobre e parleremo di nuovo di posizione di attacco e di difesa e di come allenarle. Auguro a tutti una buonissima serata e un buon weekend. Ciao a tutti!